Cari amici di Eccoci, bentornati. Puntata studio ma in collegamento Skype. Stiamo parlando di una giovane ragazza, una giovane donna originaria di Borgo San Dalmazzo, provincia di Cuneo, che oggi è uno dei volti principali dello sci giovanile italiano. Stiamo parlando di Marta Bassino. Ben arrivata Marta, dovrebbe essere in collegamento Skype. Ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, bentrovata. Allora, in questo periodo di coronavirus mi piacerebbe parlare con te di quella che inizialmente era la tua passione e poi ha continuato ad essere la tua passione, che si è trasformata in un vero e proprio lavoro. Quindi mi viene da chiederti, Marta, ci racconti un po' questa passione per lo sci, come è nata, quanti anni avevi? Insomma, immagino che eri sicuramente molto piccola. Sì, esatto, io devo dire ho cominciato veramente prestissimo perché mio papà è allenatore, maestro di sci e quindi mi ha messo sulla neve che ero veramente giovane, avevo solo 2 anni, ho delle foto già con gli sci ai piedi, quindi da lì è sempre stato tutto molto naturale. Poi io volevo seguire mio fratello più grande che aveva 2 anni in più di me, quindi cercavo di imitarlo, lui sciava e quindi diciamo la passione per la neve, per le piste da sci e c'è sempre stata da bambini finché poi siamo stati nello sci club Vermenagna, da lì poi sono entrata in comitato e poi in squadra nazionale e fin dove sono arrivata oggi. È stato un percorso molto graduale, naturale, che mi ha portato fino a qui. Certo, quindi si può dire che sei nata con gli sci ai piedi, Marta, sostanzialmente. Praticamente sì, perché è da sempre che diciamo che questo sport è un po' la passione di famiglia e trasmessa, mi ha allenato da piccolina fino appunto quando sono entrata in comitato dove poi mi ha affidato come ad altri allenatori e lui mi ha trasmesso questa grande passione che è diventato tuttora un lavoro per me. Certo, io immagino che sicuramente la figura di tuo padre sarà stata ed è molto importante. Ci sono state altre figure che ti hanno accompagnato in questo percorso che sicuramente comunque non è un percorso semplice? Beh, sicuramente persone ce ne sono state tante nel mio percorso che mi hanno aiutato e di cui sicuramente porterò un ricordo perché ognuna di loro ha fatto diciamo la sua parte da quando ero piccola, che sì, con mio papà mi allenava, lui con un altro allenatore che è Tony Marro e mi ricordo per esempio che mio papà ci faceva fare sempre tante curve andando tra virgolette piano, mentre quest'altro allenatore lui andava sempre giù dritto e veloce, quindi mi ha un po' diciamo formato da piccolina, si compensavano loro due. Poi da quando sono entrata in comitato, il mio allenatore del comitato è sempre stato un punto di riferimento anche poi negli anni dopo quando ero in squadra nazionale e certo. Poi da lì tutti gli allenatori e preparatori della squadra e in particolar modo poi io quando sono a casa mi alleno sì. Con un preparatore atletico che è un preparatore atletico privato e lui mi ha preso da piccolina e adesso cioè passiamo praticamente l'estate tutte insieme perché ci alleniamo tutti i giorni e certo. Quindi lui per me è veramente uno dei punti di riferimento. Riferimento, una figura importante, certo. Poi immagino che insomma passiate più tempo insomma voi rispetto al tempo che hai per stare con la tua famiglia, mi immagino, no? Perché poi si creano anche dei legami che sono vanno al di là poi solo della mera attività fisica, ecco, passami il termine. Sì, esatto, cioè sia l'estate che appunto io mi alleno 2 volte al giorno con cui sono con questo preparatore atletico di cui parlavo prima, che l'inverno ancora di più sono praticamente sempre in giro e non torno mai a casa se non magari la domenica sera dopo il weekend di gara per poi ripartire certo. Lunedì o il martedì e quindi chiaro che in squadra si crea un rapporto di amicizia, è come se fossimo una grande famiglia. Certo, allora immagino che di gare tu ne abbia fatte tante, Marta, c'è qualche gara però che ti è rimasta più a cuore insomma o che comunque ti ricordi con maggior così soddisfazione, ecco? Sì, ma allora io cioè durante questi anni infatti ho fatto tantissime gare e la più bella, cioè sono anche legate tanto ai risultati, quindi io quest'anno ho raggiunto la mia prima vittoria in Coppa del Mondo e quindi quella gara lì di Killington quest'autunno a novembre è quella che mi ha regalato grandi emozioni e che
ricorderò, penso, per tutta la vita. Certo, certo, assolutamente sì. Ecco, per prepararsi alle gare, Marta, perché poi tutti non sanno che insomma fare l'atleta ai tuoi livelli non è facile, no? Perché c'è sempre il rovescio della medaglia, naturalmente. Quindi sicuramente è una vita di sacrificio, insomma, di rinunce anche, no? Rispetto alle tue coetanee che in realtà vanno magari a scuola, non devono fare quello che devi fare tu. Ecco, quali sono le difficoltà maggiori per chi è un atleta così come te, che gioca, insomma, gareggia in una squadra a livello nazionale, ecco, quindi anche la preparazione atletica. Sì, quella è sicuramente noi atleti facciamo una vita completamente diversa da quelle che può essere la vita delle ragazze, diciamo, della mia età, perché appunto dal fatto che siamo sempre in giro, non torniamo mai a casa. E poi tutto quello che è la preparazione, appunto quello che dicevi tu, quello che c'è dietro, è una cosa immensa che spesso non si vede, perché anche la gente che ci vede in tele vede le due manche della gara e si dice certo. Lì in realtà dietro spesso non si sa, ma c'è un lavoro enorme a partire dall'estate, da maggio, quando iniziamo con la preparazione atletica per cercare di dare, di formare il fisico, perché ci serve poi per reggere tutta la stagione. E quindi da lì ci sono mesi di allenamento, sia atleticamente che poi mesi di preparazione sulla neve proprio in vista delle gare. Certo, c'era qualche, adesso non ricordo il nome, però insomma qualche filosofo molto più famoso di me che diceva per raggiungere grandi risultati ci vogliono grandi sacrifici, ecco, non arriva mai nulla così per caso, ma bisogna comunque guadagnarselo. Puoi avere anche una dote, che è quella che hai tu, che comunque sei brava nel tuo, no? Però sicuramente c'è dietro un lavoro molto molto importante, Marta. Senti, cosa pensi quando chiudi la visiera e devi partire? In quella frazione di secondo. Beh, lì, allora, io penso che il momento della partenza sia uno dei momenti più belli, perché noi siamo da soli con noi stessi, e quando il momento in cui tiri giù la maschera, che metti fuori i bastoncini dal cancelletto e sei pronto per partire, è quel momento lì, cioè tu vai e fai quello che sai fare, e quindi è una delle anche, cioè, l'adrenalina, la tensione, tutto insieme, certo. Ti dà quella carica per affrontare quello che poi è la gara, ed è uno dei momenti secondo me più importanti, anche perché tutto prima noi abbiamo tutto in mente, ripassiamo il tracciato, e quindi bisogna essere sempre belli concentrati e belli presenti per riuscire poi a far bene. Ecco Marta, ultima domanda, obiettivi futuri? Beh, obiettivi, allora, beh, adesso siamo in un periodo un po' così, diciamo, di transizione. Io infatti sto cercando di far passare questo periodo per poi tornare alla normalità e riniziare con gli allenamenti fatti seriamente, e da lì poi spero di riuscire a ripartire con appunto tutta la preparazione in vista della prossima stagione. E adesso viene un po' difficile pensare, perché è una situazione un po' così di stallo, non sai neanche cosa succederà e se si risolverà il tutto, però io spero che si risolva nel giro di poco e riuscire a tornare ad allenarmi sia fisicamente bene con in palestra, al campo d'atletica, che adesso è tutto chiuso, quindi sto solo allenandomi un po' qui a casa giusto per mantenere il fisico e poi tornare a tutto normale. Vedrai che insomma ce la faremo, ce l'abbiamo sempre fatta, l'Italia si è rialzata da cose ben peggiori, quindi ce la faremo anche questa volta, assolutamente. Io poi sono un'ottimista cronica, per cui non potrà che essere così, quindi ti faccio insomma un in bocca al lupo per tutto, Marta, grazie per essere stata con noi, insomma, averci raccontato un po' quella che è la vita di un atleta, insomma, che fa gare come te a livello nazionale, non solo, e quindi grazie, e poi magari ci riaggiorneremo fra qualche mese, quando ormai si sarà ripartiti, insomma, speriamo. Va bene, speriamo, grazie mille. Grazie Marta, grazie. Arrivederci. Grazie molto a Marta Bassino, campionessa di sci, grazie molte cari amici anche a voi per questa puntata social, torniamo domani con un'altra entusiasmante sfida vincente, non mancate, mi raccomando.